giardino, sicuramente il giardino, che è un po' tipicamente inglese. Il giardino sul davanti della casa, che quando ero piccolo noi avevamo, cioè, c'era sempre questo giardino con il muretto intorno, quindi ogni giardino, poi tutta la strada così. E io amavo molto tornare dai negozi, che poi c'erano i negozi del quartiere, e tornare correndo e saltare sopra questo muretto anziché fare il giro e entrare per la porta, per il cancello. E quindi questo davanti alla casa e dietro giocare nel giardino scavando questi fossi, rovinando il prato, che c'è il prato sia davanti che dietro. Poi avevamo il nostro piccolo angoletto con la sabbia, oppure c'era il piccolo, lo stagno d'acqua con i pesci rossi dentro, e intorno a questo avevamo costruito una, non so neanche come descriverlo, questo mucchio di terra e di rocce con delle piante dentro, però che era un po', cioè in mezzo a quella cosa inglese era una cosa anche un po' estranea, perché nella mia famiglia avevamo sempre questo legame con l'estero, forse perché potevamo, perché sono cresciuto in un periodo in cui per la prima volta gli inglesi cominciavano ad andare all'estero e quindi cominciavano a riportare degli oggetti in casa che ovviamente ricordavano del viaggio. E quindi man mano la casa, cioè, anche rimanendo una cosa molto tradizionale, molto inglese, si è aperto un po' al mondo.